Vi lascio solo un compito per settimana prossima. Per le vacanze. Sì, più o meno, vacanze brevi. No, due settimane. Due settimane. Siccome anche a me ogni tanto torna un po' difficile il riuscire a riandare a esperienze potenzianti precedenti, quindi andare a ripescare nel passato, a questo punto se qualcuno non ce la fa nel, cioè non ce l'ha fatta nel passato perché non ha un qualcosa così mastodontico, vi invito a fare l'esercizio opposto, cioè da qui ai prossimi 15 giorni di... Scusi tanto. Sulla... Beh, c'è tutto del collo, volo... Esatto. Ma bambini, vanno abituati ai 30 secondi. Siete abituati adesso? Ah, vogliamo così. Ma è bello quello. Allora, vi butto lì anche un'ipotesi di contesto, e il contesto potrebbe essere o quello di trovarvi di fronte alla vostra squadra, se di squadra avete, quindi penso magari Anna, Laura, piuttosto che il briefing dell'incontro vostro del lunedì mattina, in cui abbiamo nessuno dei due. Tu non devi partecipi. Parlare ai tuoi discorso generale. Mohamed, discorso generale, tu sei responsabile del personale, sì. No? Discorso a tutti. Quindi 70 persone. Il sindacato. 5 minuti col sindacato. Col sindacato, tutte le persone schierate, 70, fai finta di essere Marchionne e hai tutti i tizi della Fiat davanti a te, a cui devi dare una comunicazione importante. Sì. Magari un'idea che riguarda le vostre competenze proprio specifiche, che è un'idea nettamente migliorativa secondo voi per l'azienda, che può essere davvero migliorativa per voi. E dovete farla passare come la miglior soluzione possibile, la migliore idea possibile, facendola in qualche modo digerire, percepire nella luce migliore a chi avete di fronte. Quindi potrebbero essere i vostri colleghi, tutti gli altri 70 persone, qualcuno potrebbe scegliere il CDA, non lo so. Però l'idea è, questa volta, prima abbiamo lavorato in qualche esercizio prima, dovete comunicare sventure, presagi, maledizioni, cose del genere, e non c'era Laura, quindi si è perso questa cosa. Ma avrà modo di facciamo recuperare tutto. Ecco. Emilio non avrà più un buco da 10.000-100.000 euro nel conto corrente, ma improvvisamente dovrà dire: ci troviamo 100.000 euro in più sul conto corrente, la finanza dice che sono entrati in nero. Andiamo a mangiarci fuori tutti, così spariscono. Quindi per la preparazione a questo punto prendetevi il tempo, esatto, che ritenete così necessario. Okay. È importante in questo caso la visualizzazione. Così ve la potete fare più volte, più giorni, una volta che avete fatto la preparazione, tanto poi dovete solo fare il ponte sul futuro e vi allenate tanto sul ponte sul futuro. Il ponte sul futuro, i figli. E l'intervento, se io direi 5 minuti magari massimo, se sì, riuscite a pensare di essere efficaci, sì, anche dai 3 minuti, dai 3, meglio. Sì, meglio. Quindi chiaro l'obiettivo? Chiaro chi avete di fronte, perché nell'ottica di quello che abbiamo detto la prima volta è importante sapere con chi vi relazionate, e poi costruite il collo, il volo, atterraggio, e applausi. Ultimo video. Ci vediamo con quest'ultimo video. Quando è la prossima? 29. Febbraio. Un giorno speciale. 29 febbraio. Se lo sappiamo, questo linkage qui è fra 4 anni. Se per caso si saltasse questo venerdì, questo mercoledì qui il prossimo, cioè fra due, il prossimo si recupera fra 4 anni. Sicuro di una telefonica. Spesso non abbiamo avuto opinioni contrastanti, ma lei ha fatto un lavoro così importante con questi ragazzi che mi sono. Certo, senza offese, pressione. Ma tutto il lavoro fatto è stato verificato quando hanno interrotto la serata. Non credo che sia vero. Il consiglio ha mandato un messaggio forte e chiaro. Vincere partite di basket è molto più importante del diplomarsi e andare al college. Mi dispiace, io non approvo questo messaggio. Come on, if I know every time I'm in front of my cousin, I'm done, I'm over the phone. Hey, Junior, 95 is what I started to call.
Facci in pace. Abbiamo un casino da fare, coach.